Siamo arrivati al derby, girone di ritorno ragazzi, Milan-Inter, partita fondamentale per tutto il campionato, ma abbiamo portato due tifosi di rilievo ragazzi, abbiamo Milan e Inter, venite, venite. Ok ragazzi, la sfida è molto interessante. Diciamocelo, che squadra ti fate? Inter. Milan. Partite con un hashtag riferito alla vostra squadra, quello che volete, e vediamo quale prende più like nei commenti. Hashtag asgoriamolo. Hashtag asgoriamolo. Hashtag umiliamolo. Umiliamolo. Domanda numero uno: perché ti fate la vostra squadra e cosa vi ha spinto a farla? Cosa ti ha spinto a diventare interista? Allora, interista non si diventa, secondo me si nasce. Si nasce. Sono i due colori più belli che ci siano al mondo. Abbiamo una storia. Abbiamo vinto un triplette, l'unica squadra in Italia a poterlo fare. E penso che da parte del Milan ci dovrebbe essere un po' di rispetto. Ok, questa è pesa. Adesso tu devi controbattere alla grande. Perché tifi Milan? Io sono milanista perché da piccolo mio padre mi parlava di UEA, è un grandissimo giocatore, ha vinto un pallone d'oro. E vorrei dire al signore del triplete, il Milan, attenzione, il Milan ha 7 Champions. Non abbiamo bisogno del triplete per dire che abbiamo una grandissima storia. E vorrei ricordare al signore che Milano è la squadra, cioè Milan è la squadra di Milano. La prima squadra di Milano. Vorrei ribattergli ancora un'altra volta e ricordargli che girone d'andata, 3 volte Icardi. Vorrei ricordargli che quando ha vinto l'ultima Champions, il signore con la cuffia del Milan non era neanche nato. Non era neanche nato. Ah, pesissima questa. Io sono nel 2002, l'ultima Champions l'ha vinta nel 2007 e io ero già nato. Comunque, 5 anni. Ultima partita, 1-0 per il Milan. Cutrone, Patrick Cutrone. Ah. Ok, abbiamo i supporters ragazzi, abbiamo Inter da questa parte, la Bologna nerazzurra e la Bologna rossonera di qua. Cioè io faccio riferimento al 4-0 di Inter-Milan nel 2010 e il 6-0 di Milan-Inter nel 2001. E come la mettiamo? 2001 i ragazzi lì alla sinistra non erano neanche nati. Attenzione, questa come rispondiamo? Allora, io mi ricordo di averla vista quella partita, è finita 4-0 per l'Inter, ma mi ricordo un giocatore africano di nome Tò che esultò con le buste della spesa. Mi sa che è un comportamento incivile da parte dei tifosi interisti e degli interisti, poi lo so. Quando fanno gol milanisti, Tiziano Crudeli mi parte l'orecchio. E soprattutto quando perdono. Vorrei ricordare al signore che anche se noi perdiamo, noi siamo in Europa e loro sono in Europa, sì, in Europa contro il Genoa. Prendere gol dal portiere del Benevento, l'unica squadra a riuscirci, penso che sono stati gli amici a sinistra. questa è pesante, questa è pesante. Va bene, abbiamo preso gol da Brignoli. Però mi sa che contro il signore, contro il Benevento, se non era per 6 difensori, mi sa che quella partita rischiava anche di perderla. O sbaglio? Domenica si vedrà. Lunedì a quest'ora io sarò su sto posto con la Moretti a champagnare, a festeggiare. Una godura perché Milano è nerazzurro, lo sappiamo. Basta vedere il mio berretto, capirete. Vorrei ricordare al signore che secondo me è molto umiliante arrivare ai rigori con la squadra di Serie C chiamata a Pordenone. Aia. Addirittura per salvarci è dovuto stare uno in Yagatomo. Come si chiama quella roba? Yuto Naga qualcosa, Nagatomo. Ma non si può. Allora. Io direi di ricordare che il primo punto del Benevento in Serie A il Benevento l'ha fatto con i ragazzini a sinistra. E del resto loro avevano fatto un bel mercato. Sembrava che dovevano essere primi a più 20. Sono a meno 7 da noi. Io sono tranquillo. Che la situazione degeneri, passiamo a un'altra domanda. Ricordatevi di scrivere un risultato, i marcatori qui sotto nei commenti, perché se azzeccate il risultato esatto e almeno un marcatore, vi saluteremo in un prossimo video, ma di brutto. Invece per i pronostici, quanto vince l'Inter? Questa domenica penso di vincere 1-0, 2-0, hai capito? Poi i milanisti qua potranno capire perché ci chiamiamo Inter Nazionale. Vorrei dire solo che è bello sognare, grazie a Dio è anche gratis, se no l'Inter sarebbe in bancarotta. Comunque il risultato per me, dico un 2-0, un 1-0, ma non superiamo il 3, perché ci dobbiamo allenare per l'Arsenal. Abbiamo cose più importanti noi che pensare solo al campionato. Giustamente hanno l'Arsenal, dove fanno l'ultima loro partita in Europa, sicuro. Volevo chiedere una domanda a Teus. Da quando è che tifi Milan? Io tifo Milan dal 2004. È appena atterrato in Italia, suo padre l'ha portato l'ha portato alle bancarelle, la prima maglietta tarocco che ha visto era quella di Shevchenko, e allora tifo Milan.
e non tifando Milan, noi ci chiamiamo una squadra di stranieri, lui tifa Milan pensando che gli arrivasse un permesso di soggiorno, ma non arriva, fratello, no. Tranquillo, tranquillo. Cosa hai da ridire? Allora, lui ti fa Inter perché è normale, internazionale, squadra di profughi, e lui si sente parte dei profughi, quindi è normale che tifi la sua squadra. È normale che tifi la sua squadra. Si chiama internazionale, ma di giocatori nazionali dell'Inter non ne vedo molti, però vabbè. Internazionale, però in Europa, 7 Champions League, loro 3. Molto internazionale, voglio dire. Questo è un esemplare di Dexter che è uscito dalla pancia della mamma ieri. E possiamo dire che l'ultima squadra a vincere la Champions italiana mi sa che questa che c'è. Vorrei ricordare l'ultima esperienza in Europa dell'Inter. A che posto sono usciti, chiedo al signorino? Sinceramente non mi ricordo neanche qual è l'ultima esperienza. Sono usciti ultimi con 0 punti. Non è vero, non è mai successo. Andiamo a controllare, VAR. Erano ultimi. Come la sua nazionale Costa d'Avorio, che il mondiale lo vedrà da casa. Mentre in Nigeria sarò abituato a sto clima freddo della Russia. Mentre tu sarai a casa a bere succo al mango e banane fritte. Ricordare, abbiamo vinto più Coppa d'Africa della Nigeria, solo per ricordare. Non è vero. Non è vero, Taus, questo no. Vabbè, ma Cimme non ci dà un'etta, non diamoci retta. Allora signor Bubu non si dovrebbe dare retta da solo perché è un gorilla. Ok, adesso però passiamo ai quiz. Quiz su Milan Inter. Sta cercando l'aiuto. Attenzione. Aiuto da casa. Pim, patata bollente. In pratica vi faccio una domanda sul calcio e voi vi dovete rispondere in relazione all'altra squadra. Chi ne sa di più sull'altra squadra, sul suo nemico, ok? Domanda numero uno. Quanti scudetti ha vinto allora, l'Inter 18 e Milan 17, mi sembra. L'accendiamo. Io dico la verità. Del Milan non mi frega talmente niente che non so quanti ne avevo. Però mi sa 18. 18. Quanti scudetti ha vinto l'Inter? L'Inter credo 18 anche loro. 17. 18. Capitano Milan? Il capitano del Milan è Leonardo Bonucci, a cui porto un enorme rispetto. Capitano Inter? Mauro Icardi. L'ultima Champions che ha vinto l'altra squadra. L'ultima finale Champions era Madrid 2-0, wow. Doppietta di Milito. Ok, Inter contro? Inter Bayern Monaco 2010. Ok, per te forse è un po' più difficile, però non perché... tanto. No, c'era Kakà ancora. C'era Kakà e Tiziano Crudeli aveva i capelli neri. Gattuso giocava, sì. Tanto l'anno. È da tanto. 2007. Contro chi è che l'ha vinta? Ha fatto gol Kakà, mi ricordo. No? Kakà no. Inzaghi ha fatto? Inzaghi. Due gol Inzaghi contro Liverpool. Contro Liverpool. In Grecia, ad Atene. Quindi scrivete nei commenti chi è che ha spaccato di più, chi è che ha dissato di più l'altro. Chi ha sgorrato di più. Chi ha sgorrato di più. Allora ragazzi, un'altra cosa, sia che siate milanisti sia che siate interisti, la cosa importante è che seguite loro su Instagram. Abbiamo bubudoc10, l'imperatore di Milano, non dimenticatevi. E poi abbiamo ovviamente Playboy Tewis. Se un milanista ti segue va bene lo stesso. Sì, alla fine siamo cugini. E anche se un interista ti segue va bene? No, va bene, però Milan non ha cugini, quindi non può dire che siamo cugini perché non abbiamo cugini. Ah!